attorno al premio l'altra Italia, quali le novità di questa edizione? Adesso stiamo viaggiando ormai verso la 8ª edizione di questa splendida kermesse che va avanti ormai da 8 anni. Ebbene, quest'anno ancora una volta avremo nomi di grandissimo prestigio come parterre di caratura nazionale ed internazionale. Una cosa che volevo stigmatizzare, che ritengo estremamente importante di questo evento, è che diamo particolare attenzione alla ricerca scientifica, perché riteniamo che senza la ricerca non si vada da nessuna parte. Detto questo, però, chiaramente interverranno per i vari ambiti nomi di grandissimo spessore, veramente internazionale e nazionale, sia dell'ambito cinematografico, scientifico, tecnologico, ma anche per quanto attiene alla cultura, allo sport, all'imprenditoria e quant'altro. Questa manifestazione che andremo a realizzare il 23 e 24 settembre a Baia Domizia vuole essere un significato veramente alto, che nel sud esistono valori, esistono intelligenze, esistono praticamente espressioni inespresse che molto spesso vengono trascurate, ghettizzate, marginate, e questo non è più possibile, non è più accettabile, e quindi alziamo alta la voce noi del mondo, anche un po' della cultura, dello spettacolo in generale, perché le istituzioni siano accanto al meritocratico e sostengano le iniziative come fatto di investimento. E raccolgo anche l'appello del patron, ovviamente, del Festival di Giffoni Valle Piana, dove dice appunto che essere accanto a manifestazioni di spessore non significa dare l'obolo, ma significa fare un investimento sulla cultura, perché possa creare ovviamente una riscossa anche di carattere culturale del nostro sud, a partire proprio dalla cultura.